Alberto Radius è uno dei chitarristi più famosi e conosciuti del nostro paese. Con la Formula 3 ha accompagnato Lucio Battisti nei suoi concerti ed ha realizzato e composto brani per altri interpreti. Ora Alberto Radius ha creato la sua Formula 3 denominata Alberto Radius e la sua Formula 3, con la preziosa collaborazione di Enrico Bianchi alle tastiere e Alfredo Vandresi alla batteria. Lo abbiamo incontrato poco prima del concerto in occasione di una rotonda sul mare. È qui con me Alberto Radius. Ciao Alberto, buonasera. Ciao, allora... Ti faccio subito una domanda io, Ce l'ho io comunque, dai, vai, cominciamo. Allora, hai un rapporto speciale con Grotta a Mare, mi dicevi precedentemente che ben 3 volte ci sei stato. Raccontaci le tue esperienze. Dunque, la prima volta che sono venuto a Grotta a Mare è stato nel 70, mi sembra, con Lucio, i primi giorni d'agosto, adesso mi ricordo, 4 o 5, a Kursaal. E difatti gentilmente mi hanno spedito questo libro, che è la storia del Kursaal ultimamente, che è stupendo, perché c'è da Marino Barreto a tutti, a Bruno Martino, tutti gli artisti che si sono esibiti in questo posto straordinario, perché era, io mi ricordo quando abbiamo fatto la serata, c'è un ragazzo che ci ha fatto quella foto, che una volta si è arrabbiato con me, perché io questa, quando mi è arrivata questa foto, l'ho data al Corriere della Sera, mi sembra, no? Cioè, potevi dire che era mia la foto, ma io queste cose uno le può dire, ma i tempi sono così strani che la gente non frega niente, voleva vedere la foto e basta, no? Adesso magari verrà qui, mi daranno schiaffoni, dice, sei sempre tu, pa, pa, pa. Poi sono venuto all'inaugurazione di una fontana bellissima con i buchi nel marmo, e c'era un ristorante attaccato, mi ricordo il ristorante che si mangiava, mi ricordo i primi anni di vita, sì, bellissimo, abbiamo fatto uno spettacolo molto bello, molto simpatico. E poi le cose cambiano la vita, pensa che uno si sposa 5 volte, 6 volte, e i gruppi si lasciano, si mollano, si è... Eravate presenti per la festa di Santa Aureliano Marti, esatto. Il periodo prima di dire, perfetto. E quindi io ringrazio il pubblico sempre di... C'era lo stesso sindaco che oggi è premiato. Esattamente, era il 2004. Siamo arrivati. 2004, vedi. Lui che si ricorda tutto, non ricordi niente. Ecco. Quando ho visto il nome Grotta a Mare sul calendario, mi è tornata tutta questa storia con Lucio, che la tournée, che giravamo con 2 duetti, uno verde e uno bianco, sull'autostrada, poi non c'era nessuno sull'autostrada, poi no, l'autostrada qui forse non arrivava neanche. Allora, è stata inaugurata nel 73, Alberto, allora, quindi poco dopo. Poco dopo siamo arrivati noi, poco dopo. Aspettavano il nostro arrivo per finire l'autostrada, perché se no che veniamo. Eh no, perché quando c'erano le serate a Giulianova, fai conto, senza autostrada, io mi ricordo che c'era un pulmino forte di quelli grandi, che andava a 20 all'ora, la fila enorme estiva su queste stradine piccoline. E noi che passavamo, a un certo punto, dopo un po' se lo passavamo tutti, perché cioè, vabbè, ma che noi dobbiamo andare a lavorare. Gli antichi consolati, oltretutto. Però, sai quante volte ci ha fermato la polizia, è un disco. Ma non voglio dire che è una corruzione, però cercavo di spiegare, guarda, io devo andare a lavorare, sono le 8, le 9 devo stare lì, allora magari i dischi diventavano 2, 3, 4, eravamo già la compilation e via. Comunque siamo molto contenti di essere qua e di essere qua con te, che ci stai facendo questa bella intervista, e speriamo di continuare di questo passo, perché ogni 4-5 anni bisogna rinverdire il... Adesso noi questo spettacolo lo facciamo in maniera strana, in una maniera che hanno scelto gli organizzatori. Apriamo noi lo spettacolo, facciamo i primi 4, come allora. Qual è il tuo rapporto con il grande Lucio? Il mio rapporto era, poverino, era
bellissimo. Scusa per l'espressione. Sì, no, no, perché la... Lucio alla fine vi con Lucio bisogna sempre sì. utilizzare il presente. Perché... Sì, beh, logico, logico, è stato bene. Perché noi senza dubbio l'Italia ha perso questo grande artista e chissà quanti pezzi ci avrebbe regalato ancora, perché ce n'erano tanti che avevo sentito e che erano validissimi, poi dopo purtroppo, dopo la morte, purtroppo non è uscito qualcosa, ma non so se era proprio, non erano i migliori, senza dubbio. Il rapporto era perfetto, ti posso dire una cosa che aggiunge appunto a questa riflessione. Suo figlio è nato a casa mia, nel senso che c'era la signora Grazia che aveva il panzone grosso ed era inseguita dai fotografi. Allora una sera io li sono andato a prendere, ho fatto un giro del mondo, sono arrivato in Pianovara dove abitavo, siamo saliti, li ho depositati in una cameretta che avevo per quelli che arrivavano per i ritardatari, che c'era un letto a castello, c'era lei che dormiva sotto, lui dormiva sopra, siccome è bello pesante per poco non casca giù, però no, sto scherzando. Quindi il rapporto era stupendo, poi mi faceva sentire, ma mi ha aiutato pure, perché io prima non scrivevo pezzi, mi ha aiutato pure a capire come si potevano fare dei pezzi. Tra un mese ci sarà Sanremo. L'ultima tua partecipazione con Musica e Parole, con lo scritta per Loredana Bertè, non vogliamo raccontare quel fatto, una cosa certa che fu una bellissima canzone, molto bella a dispetto di tutte le critiche. La domanda è ben specifica, come vedi, a differenza di quel 2008, la musica italiana nel 2016? Allora, nel 2016 ancora non la so, perché non l'ho sentita. In questo 2016? Nel 2015... Sanremo era nullo, difatti non si è sentito per niente. Pensa che ha avuto successo il retro di Neck, che era un pezzo di 20-25 anni fa, che era Se telefonato. Questo ti fa capire che non c'erano delle novità. Però io ho visto che adesso il cast quest'anno è bello fornito, quindi magari viene fuori qualche pezzo che uno non si aspetta. Speriamo, perché se no siamo alla fine. Poi un'altra domanda importante, adesso ascoltiamo questo brano per 10 secondi. È un brano importante perché, come potete sentire, è la sigla di Prima Pagina del TG5, datata 1991. Sì. Un jingle utilizzato per più anni, che riecheggia nelle mattine di tutti voi, di tutti coloro che lavorano e che vanno a scuola. Puoi raccontarci la storia di questo componimento, che oltretutto è legato anche a un complesso che si chiama Il Volo, che molti di noi conoscono oggi per i vincitori di Sanremo 2015, ma in realtà è un altro volo e un altro genere. Raccontaci questa storia, Alberto. Se racconto questa storia stamani mattina ancora siamo qua. Una chiamata gazzosa. Allora ti spiego. Parliamo di questa canzone in modo particolare, di questo jingle. Quando abbiamo fatto una rotonda sul mare, avevo fatto un gruppo per la rotonda sul mare che accompagnava tutti i cantanti. Poi avevo fatto, logicamente, mi avevo trufolato dentro Canale 5 e c'era da fare la sigla del telegiornale, la sigla di come si chiama quella cosa attaccata al telegiornale? Del meteo. E allora mi hanno detto, ma te non c'è una sigla? Io con mio amico Stefano Levisti, che anche lui sta su a trovare gli amici, abbiamo fatto questa sigla e ancora c'è, quindi tutti i giorni ve la sorbite per 8 volte la mattina. Dalle 6 del mattino. E poi adesso la fanno pure la sera un pezzettino. Esatto. L'unica cosa che hanno levato, a mio discapito finanziario, uno, e poi secondo me era bellissimo, questo... Quando c'era il meteo, c'era questo... I violini. Sì, c'era il violino, ecco, vedi? Allora significa che questo qua è una cosa che si ricorda molto spesso. E ho inventato una bella cosa che ogni tanto la risento. Comunque, diciamo che la vita cambia, quindi va bene così.
Un'ultima domanda per Alberto: qual è il tuo rapporto con le istituzioni della Chiesa, in modo particolare? Della Chiesa, le tue testimonianze, i tuoi ricordi di Papa, come la pensi anche con di Papa Francesco? Il tuo rapporto proprio con la Chiesa in generale, essendo noi dell'Ancora Online, il giornale della diocesi di San Benedetto, il sito internet, pardon, della diocesi di San Benedetto del Tronto? Allora, io da piccolo ero un disgraziato e sono stato bocciato in seconda media. Allora mi hanno mandato alla scuola dei preti, a San Leone Magno, a Roma, che era una scuola molto rinomata, dei fratelli maristi. E a un certo punto è arrivato fratelli D'Alfonso, che mi ha detto, dice, se tu vieni per 30 giorni la mattina alle 6 e praticamente fai del tipo di preghiera, stai lì, fai, mi sembra, 7 volte, insomma c'era una trafila di preghiere che dove, tu avrai l'indulgenza per il paradiso. Io non credo di andare in paradiso perché non sono uno stecco di santo, però sono un bravo ragazzo, magari busso e poi quando mi aprono dice, ah, vedi questo, no? Che coraggio che c'ha a venire qua, però magari no, il rapporto è buono, per quello che può essere buono, però sai ragazzi, qua adesso bisogna avere, non dico paura, ma qua ci fanno scoppiare San Pietro proprio. Comunque no, il mio rapporto è un buon rapporto, poi sto Papa mi sembra, sai, i Papi sono tutti bravi sono stati, però questo qui è quello più vicino a Giovanni XXIII, è uno che se la ride, se la gode, se la mangia, se la beve, se la, va tranquillo, non è uno di quei, non è un bacchettone, ecco, perché i preti bacchettoni forse hanno rovinato un po' i ragazzi, perché se uno tutte le volte dice no, questo non si fa, questo non si fa, a un certo punto uno lo fa, invece si fa tutto, con calma si può fare tutto. Va bene, grazie mille davvero Alberto. Ciao bello, diamo una...